Alza il gomito più in alto che riesci. Fa male? Sì. Oltre non va? Cioè non riesci a fare questo? Sì. Ok, comunque è bloccata. Male, perfetto. Mamma mia, è tutto un blocco la tua cervicale. Qui su, ho trovato un blocco. Sì, sopra infatti sì. Mi fa più male. Eccola qua. La seconda cervicale. Ok. Senti che adesso la testa girata di qua, quando stimolo tieni chiuso, tieni chiuse okay, le dita. Sì. Vuol dire che il tuo corpo ha un blocco, puoi abbassare il braccio, ha un blocco su questo passaggio qua, okay. E che quando la tua testa è girata così, quel blocco è come se se non dà più problemi, ok? Ok. Quindi io prendo il contatto qui, ti porto nella posizione desiderata e adesso eccolo là. Buongiorno a tutti, oggi sono con Anna Maria che addirittura è venuta a trovarmi dalla Costa Rica e mi stavi un attimino elencando i tuoi problemi, vogliamo fare sì, un piccolo... Sì. Allora ti dicevo, ho dei problemi alle spalle e diciamo soprattutto qua al collo. Ok, la cervicale. Sì, che mi fa più male. E attualmente ho un dolore fortissimo qui... Pettorale destro. Sì, pettorale destro. Okay. È come una scossa elettrica, quindi inizia... tutta questa parte e poi mi tira ovviamente il braccio e okay. Anche un po', non so qualcosa c'è, ma... Sì, beh, lì, questa è l'inserzione dei pettorali, okay. E l'inserzione del capolungo del bicipite. Okay. Mi dicevi che tu fai surf, fai tanto surf? Sì, nel senso ho iniziato a sentire questo dolore poco dopo una sessione, quindi... Non intensa, so se... specialmente nell'area amata? No, non era intensa, infatti non so, io ho alcuni dubbi su questo dolore perché adesso è uscito fuori, insomma. Lo approfondiamo dopo, noi. Sì. Ok. Altro? Solo cervicale e spalle? Sì. Ok, spalla destra peggio. Sì. D'accordo, allora ti faccio accomodare un secondo su quella pedana. Ok. Con i piedi rivolti verso... Esatto, sulle impronte. Guarda dritta. Perfetto, ti dico io i valori. L'appoggio è perfetto. Equamente distribuito, 25-25. Adesso, scusami, hai dei bellissimi capelli, ma vanno... Vai, non ti preoccupare. Alza quanto sono folti, non riesco a vedere le orecchie. Non so se c'è... No, guarda dritta. Parte. Ok, no, ho fatto. Okay. Poco più così. Alto a sinistra. Qui siamo pari, quindi lo mettiamo pari. Rilassata. In realtà anche il bacino è pari, lo sai? Meno male. Non sei messa, ma intanto che poi che questo si rispecchia nella distribuzione del peso. Ok, scendi pure. Accomodati seduta, per favore. Ok. Allora, spalla destra. Morbida. Piega. Tieni qua. Spingi su questo soffitto. Ok. Adesso metti due dita della mano sinistra qua. Della mano sinistra più su, eccole là, da qua spingi su nuovamente, ok, giù, adesso da qua ruota verso il basso l'avambraccio, vai, qualcosa c'è qua sotto, io probabilmente troverò un po' di fastidio qua, non so se è la pressione o... Ok, vediamo altri muscoli. Ruota indietro verso di me. No, ti faccio vedere. Così. Ah, ok. Questo va bene. Perfetto, adesso testiamo anche il bicipite che tu mi hai detto di avere un po' di fastidio qui sull'inserzione. Prima il capo corto. Spingi su. Ok. Adesso ti chiederò di spingere in questa direzione qua. Vai. No, questo va bene. Questa mano su questa spalla. Alza il gomito più in alto che riesci. Fa male. Sì. L'altro? Oltre non va? Cioè non riesci a fare questo? Sì. Ah, ok. Sì, sì. Riprova questo. Ho sentito un rumore, no, quindi... No, la mano va qua, scusami. Vai. Ok, comunque è bloccata. Sì. Perfetto. Allora. Pensate, sono arrivato fino in Costa Rica con i video. Bloccata qua sul collo, anche qua a destra. Mamma mia, è tutto un blocco la tua cervicale. Una
più in lateralità, in rotazione destra per lo, e sinistra perlomeno vai bene, vediamo rotazione destra. No, qui si è bloccata anche rotazione sinistra, ma solo sulla parte superiore. Qua. Ok. Anzi, facciamo, utilizziamo il nervoscopio anche con te, va? Per confermare le mie ipotesi palpatorie. Perdonami. Scusa. Qui su, ho trovato un blocco. Sì, sopra infatti è, sì. Mi fa più male. Eccola qua. La seconda cervicale, che è quella che sentivo bloccata in rotazione. Allora, io prendo un contatto qui. Poggio la testa qua. Ok. Adesso ci ripasso. Fatto male? No, no. Dovrebbe essere piacevole. Sì, sì, fa impressione. Ripasso. E infatti non trovo più nessuna interferenza. Ok. Ora probabilmente, per quanto riguarda il lato sinistro, voglio testarti in un altro modo con i dermatomi. Ora poi ti faccio tutto un riassunto alla fine, ok? Sì. Stringi pollice e mignolo. Ok. Stringi. Stringi. C5, C6 ho testato, ora faccio C7. No, non devi piegarlo. Ah, ok. Stringi. Va bene. C8, stringi. Stringi. Qui apro, ci fai caso? Sì. Vuol dire che è un blocco basso al passaggio tra la cervicale e la dorsale. Ok. Vediamo D1. Stringi. No, D1 va bene. Allora, gira la testa di là. Stringi. Senti che adesso con la testa girata di qua, quando stimolo tieni chiuso le, tieni chiuse, okay, le dita. Sì. Vuol dire che il tuo corpo ha un blocco, puoi abbassare il braccio, ha un blocco, mm-hmm, su questo passaggio qua, okay, e che quando la tua testa è girata così, quel blocco è come se si, se non dà più problemi, ok? Ok. Quindi io prendo il contatto qui, ti porto nella posizione desiderata e adesso eccolo là. Adesso ti lascio la testa dritta e ritestiamo. La faccia dice tutto, eh? Sì. Testa dritta, quando stimolavo qui, stringi. Ora tieni, prima aprivo, ti, okay, ricordi? Molto, sì, più, sì, attivo, sì, adesso. Sì, sì. Perfetto. Bene. Veniamo alla spalla. Inizio qui con un piccolo stimolo al subclavio sottoclavicolare. Fa male, lo so. Sì. Ok, pancia in aria. Mi sdraio, vado, no? Sì. Tu hai la gamba sinistra più corta della destra. Ah. Fastidio qua? No, non tanto. Qua? Neanche. Fastidio qua? Sì. Qui meno invece. Esatto. Fastidio? Sì. Qui meno rispetto a questo? Forse sì. Ok. Poi avrà un po' di fastidio qua? Ah sì. Qua meno. Meno. Ok. Poi forse avrei fastidio qua? Sì. Qua meno? Qua meno adesso, okay, anche se era la mia parte debole prima. La spalla. Sì, esatto. Ok. Con ginocchio dritto e il piede così, spingi la gamba fuori. Ok. Stessa cosa. Ok. Adesso ti faccio mettere la mano qui. Il palmo, esatto. Spingi in fuori. In fuori. Ah, scusa.
Spingi. Sto spingendo. Ma non ce la fai, si è disattivato il muscolo. Togli la mano. Spingi fuori. Acceso di nuovo. Ok. Curioso, no? Sì. Proviamo di qua. Mano. Spingi fuori. Vai. Allora, non mi fare così, ok? Uno sforzo sostenuto, vai. Te lo giuro che lo sto facendo. Tutte e due, non riesci ad attivarli. Okay. C'è un problema col bacino anche. Ora voglio capire se quel problema è primario o è causato da qualcos'altro. Dammi le mani. Okay. Gomiti dritti. Okay. Spingi le braccia uno contro l'altro. Spalanca la bocca. Spingi. Stringi i denti. Spingi. Spalanca di nuovo. Spingi. Sì, io credo che... Senti che... Denti stretti, spingi, registra quanta forza hai qui, spalanca la bocca, spingi, a bocca aperta, vedi che non ce la fai? Allora, rimettimi questa mano dietro, ora ti sistemo, però devo capire come ti sei bloccata. Sì. Adesso spingi in fuori e non ce la fai, spalanca la bocca, spingi, spingi, meglio no? Sì. Bocca aperta, inverti le mani, spingi, spingi, qua meno, ok. Devo trattarti la bocca ma solo a destra, dal lato in cui la spalla, ok, alza la testa, poggiala, poggiala, apri grande, apri, 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 fa male, eh? Ti chiedo scusa. Apri, apri, apri. Apri, apri, apri. Ok, fatto. Quella era la parte peggiore del trattamento. Oddio mio. Lo so. Non è piacevolissima. Però guarda qua. Ok. Mani. Ci sei? Sì. Spalanca la bocca. Spingi. Com'è adesso con le braccia? Mi sembra che ho più forza. Anche a me. Okay. Morbida? Perché la bocca crea sindromi posturali che possono bloccare anche il bacino. Ah, non so. Rilassata, rilassata. Okay. Mano sul collo. Lascia, lascia. Più stai rilassata, più il mio lavoro è facile e meno dolore senti, ok? Lascia, lascia, lascia. Ecco fatto. Hai visto? Okay, sì. Ho mantenuto la parola data? Sì. Ok. Aia, questo pure fa male. Che lavoro fai lì? Faccio gioielli artigianali a mano, sì. Bello. Quindi comunque un lavoro che manuale, coinvolge molto che sto, i polsi. Sì. Sì, polsi, mani, il collo sempre piegato sul tavolo. Anche la lavoro. Schiena. Sì, esatto. Rilassata. Aspetta. Scusami. No, tolgo un attimo questo. Te lo poggio un secondo qua. Lascia. Ecco. Perfetto. Rilassata. Ok, è andato tutto. Perfetto. Adesso, piano piano, pancia sotto. Ok. Non so se il microfono. Ce l'ho io. Ora te lo riallaccio dietro. Testa nel centro, per favore. Magnifico. Gamba corta. Diventa pari. Quindi ti ricordi, a destra il problema al bacino era causato dalla bocca, a sinistra invece quando tu aprivi la bocca rimaneva il problema. Quindi calcia su, spingi forte, ok, se io adesso faccio così, morbida, spingi su di nuovo, vedi che adesso vinco io, perché qui ho stimolato in un modo che al bacino non piace, e quindi ti inibisce l'attivazione del muscolo, che è semplicemente è come se avessi temporaneamente aggravato il problema. Dura 5 secondi, ma mi serve per capire se sto sulla giusta strada.
scusami, posso abbassare poco poco? Certo. Sì. Perché la cassa toracica è un po' bloccata, morbida? Morbida, giù, giù, giù. Ok, la parte peggiore è finita. Adesso, dato che la gamba corta si è invertita nella posizione, dalla posizione supina a quella prona, devo stimolare sul lato sinistro qui la prima cervicale. Un secondo solo. Ok. Adesso, perché naturalmente cambia il modo in cui si appoggia al bacino, ti faccio venire sdraiata sul lato destro, per favore, verso di me. Sì, ora lo prendo. Scusami. Ok. Mettiamo un attimo qua. Rilassata. Con la testa guarda il soffitto. Ok. Altro lato. Mm. Questa è una vertebra corrispondente a quella alla prima vertebra che abbiamo aggiustato quando eri seduta. Quindi adesso io vengo qua, morbida. Ecco fatto. Ok. Piano piano ti faccio tornare a pancia sotto. Okay. Adesso mano qual è la mano destra? No, sì, la mano destra sotto la coscia. Ero venuto dal lato sbagliato. Lasciala, no, no, giù, completamente a peso morto. Fammela governare a me, ok? Ok. Perfetto. Anche l'altra ti dà fastidio? Facciamo così, vieni seduta. Allora, quella mano su questa spalla, alza il gomito più che puoi. Già meglio. Parecchio meglio, eh? Secondo me arrivi ancora più su. Lo vedi? Molto meglio. Molto meglio. In termini di dolore? Poco quando arrivo sopra sopra. Ok. Allora c'è ancora qualcosina che possiamo fare. Questa mano qua dietro, rilassata, rilassata. Ok, vieni in piedi. Girata di qua, mani sui fianchi, spingi il tuo gomito indietro contro il mio velocemente, così, guarda, tac, ok, veloce, vai, eccolo fatto. Ah. Seduta, rifacciamo col test. Sì, molto meglio. Molto meglio, molto vero? Molto meglio, sì. Ok, adesso ti faccio vedere, se tu vieni qua con me ti illustro tutte le cose che avevi. Okay. Allora, prima di spiegarti qual è il tuo problema, ci tengo a ringraziare i ragazzi di Osteoboard che mi hanno gentilmente omaggiato di questa lavagna, molto utile per le spiegazioni ai pazienti. E mi raccomando, non fatevi confondere, non è solo per osteopati, ma vi garantisco che funziona bene anche per i chiropratici. Torniamo a noi, scusa l'excursus. Allora, come dicevamo, abbiamo trovato il tuo problema sulla spalla perché la scapola, questo osso qua, era rimasto ruotato lateralmente, ok? Quindi quando tu alzi il braccio, la scapola scivola sulla cassa toracica e poi ritorna indietro quando la abbassi. Nel tuo caso era rimasta bloccata laterale. Poi, questo è il problema numero uno. Problema numero due, abbiamo visto qui che il bacino sul lato sinistro ti era ruotato anteriormente e questo naturalmente ti creava un problema locale. Invece per quanto riguarda a destra, anche a destra avevi un blocco qui su questa articolazione che si chiama sacroiliaco, ok? Sacroiliac joint.
Però questo era un blocco secondario perché in realtà era causato da una disfunzione nei muscoli dell'articolazione temporomandibolare, questa articolazione qui, ok? Temporomandibular joint, che naturalmente prevede l'articolazione della mandibola con l'osso temporale e i muscoli, poi gli pterigoidei nel tuo caso, che muovono la mandibola, erano andati un po' in disfunzione, in contrazione. Poi abbiamo trovato altri due problemi, uno sulla quarta lombare, questa vertebra qua, L4, che non si muoveva bene e secondo la legge di Lovett abbiamo trovato anche il blocco corrispettivo sulla cervicale, sulla seconda vertebra cervicale, questa qua C2, che si chiama epistrofeo e quindi questa causava questa o viceversa, comunque sì, le abbiamo corrette entrambe per alleviare la tua tensione cervicale. E questo è quanto, io non so se hai altri. Ti No, penso che già mi sento meglio. ho chiarito Sì, tutto? sì, 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 Perfetto. sì. Ti Mi sono. chiedevo, i dolori muscolari, diciamo muscolari, a cosa sono dovuti? Nel senso, Allora, io ho visto questa la connotazione. tua situazione dei denti, poi non sono io a dovermi esprimere, è un Ok. dentista, però sicuramente c'è un problema di scivolamento della mandibola, Ok. ok? Quindi tensioni dei muscoli che ti fanno aprire e traslare la mandibola e quindi va approfondito il problema anche con un Ok, dentista da indagare, agnatologo. quindi Assolutamente sì. insomma.